al nostro telegiornale. I suoni e l'agilità ci riportano con l'immaginazione a Salvador de Bahia in Brasile, ma siamo in una palestra a Torino per il cambio delle cinture della capoeira, la lotta afro-brasiliana che fu inventata dagli schiavi tratti dall'Africa alle piantagioni di canna da zucchero durante l'epoca della colonia portoghese dell'impero brasiliano. Lotta incruenta fatta di esaltazione di tecnica, stile, praticata in migliaia di palestre in tutto il mondo. Si calcola che siano quasi 4.000 gli aficionados in Piemonte, tra cui, come vedremo in queste immagini, anche donne e ragazzini. Ieri, al termine di 3 giorni di stage di perfezionamento dei vari stili, si è arrivati alla consegna delle cinture verde e oro, come la bandiera del Brasile, da parte dell'Associazione Nazionale Capoeira Cordel Vermelho. Oltre alla capoeira, lo stage ha riguardato anche percussioni con il berimbau, che è il tipico strumento nato da zucche svuotate, e al tamburo. Sentiamo un maestro di capoeira. Sono tantissimi che praticano in Piemonte, siamo circa già 4.000, 6.000 che praticano questo sport e oggi vengono consegnate le cinture ai ragazzi che hanno studiato tutto l'anno e iniziano a essere inseriti nel mondo nuovo di questa nuova disciplina. Ci sono i brasiliani e soprattutto gli italiani. Era l'ultima notizia di questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata a tutti.